Ciao e bentornati Bentornati sul canale, oggi qualcosa di nuovo ma non nuovo. Quando è uscita questa, che è la protagonista Katniss di Hunger Games, tu avevi un anno, perché è uscita nel 2012, ma noi l'abbiamo trovata ancora in scatolata e mai aperta. E quindi adesso l'abbiamo, quindi per noi è nuova, giusto? sì. Andiamo a rimuovere un po' di blocchi vari, vediamo. Come se ce ne sono tanti, tanto scotch oppure no. Quando l'ha vista ha detto wow, bella! E tutti abbiamo detto wow, bella! Ma per Io cosa ti per era piaciuto in particolare? l'arco e le frecce. L'arco e le frecce. Perché io ho un arco, ma che non ha l'elastico, che praticamente è di plastica tutto. Anche la parte in cui, questa qua. Anche questa parte qua. E quindi non puoi scoccare le frecce. In più io non ho frecce, quindi. Allora, andiamo a Sono curiosa di aprire. vedere come sono le frecce, perché io voglio Certo. scoccare le frecce. Questo si è capito. Cos'è che vuoi fare? Scoccare le Scoccare le frecce. frecce. Perfetto, questo era abbastanza chiaro. Ora vediamo se riesco a non tagliare l'elastico. Intanto si vede qua lo stemmino della giacca Sì. con l'uccello. Aspetta, che sganciamo tutto, tanto che non manca molto. Vediamo, qua bisogna staccare la mano. Poi c'è l'elastico, poi Poi c'è abbiamo la testa. la bretellina, la testa col solito picanello posizionato dietro la testa. Manca ancora qualcosa, un altro picanello e via. E poi le frecce, vai, via la scatola, tu libera le ultime cose che vanno liberate. E della Mattel è una Barbie ufficialmente. In versione speciale Hunger Games. Per chi non ha visto il film, è un film molto bello. Io l'ho visto, Sara non ancora, ma perché forse è un PEGI 12, quindi ai 10. Aspettiamo ancora un pochino per vederlo. Se non l'avete visto, ditecelo, diteci anche com'è. Se vi è piaciuto, io lo so com'è. Quindi abbiamo il piedistallo che montiamo, ecco qua. Adesso ci abbassiamo un attimino e andiamo a vedere com'è fatta. Siamo sulla scrivania di Sara. Allora, intanto andiamo a vedere com'è Belli. fatta. Le frecce sono belle, mi piacciono. Adesso mi dà abbastanza. Qui all'arco bisogna tagliare via la. Ecco. Non so se riesco a scoccare una freccia. Qui, come diceva giustamente Sara, c'è la spilla della ghiandaia imitatrice che era l'animale che lo contraddistingueva. Qui togliamo questo. C'è la giacca, Così? sotto c'è il top. Fai vedere, mettilo, fallo davanti. Esatto, così, vai. Non sei più inquadrata. Partirà la freccia. Non è partita molto bene. Comunque, queste sono le frecce. Pantaloni con tasca. Stivaloni. Mamma mia, gli stivali sono incastratissimi. Non so se si riusciranno a togliere. Comunque è anche snodata. Vedete il braccio snodato, il polso snodato. Quindi è di base una Barbie snodata, una super Vabbè, questo trecciona. è il coso La dove. faretra con dentro tre frecce e l'arco. Abbastanza molle, ma c'è anche l'arco. Riesci a togliere le scarpe? È dura, hai Non è che visto? come le braccia che Che viene quando via ti anche il stacchi. piede? Non viene via. Zero, non riesco. Comunque il piede è fisso. Poi andremo con calma a vedere. Comunque il piede è fisso, sicuramente non è snodato. Qui è la canotta tipo Tomb Raider con la Lara Croft. Infatti io credo che i vestiti glieli Ah, aspetta, rubo perché c'è per la anche il gilet. Può Barbie. fare anche il gilet. Sì. Ah, no, è attaccato qua. Beh, Però è però diviso per ce la comodità di non fare la doppia stoffa all'interno della manica. La cerniera non funzionante, ma comunque carina. E sta treccia gigantesca, bisogna vedere come sono i capelli sotto, li sento un filino unti, secondo me un po' di silicone lo silicone. hanno usato, però la sua arma nel film è appunto l'arco, lei era più brava di tutte e non vi spoileremo niente anche perché Sara non l'ha visto, io sì, però bello, il film, bella una trilogia, sono tre film. Quindi
Quindi, soddisfatta? Sì, soprattutto dell'arco delle frecce. Soprattutto dell'arco delle frecce. Quindi, molto rapidamente, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere il video e schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre, noi vi sentiamo, ci vediamo al prossimo video, ciao!